Nessuno lo compra in Italia, lo vende solamente Giraudi a Monte Carlo perché questo ha un costo di 400 euro al chilo. È ora, è arrivato il momento di mangiare questo benedetto menù Kobe per tutti. Vedi che tavolino che ci ha apparecchiato qui il signor Fabrizio. Moccia, secondo me ti hanno fregato perché manca un pezzo di tavolo. No. Inizio irriverente come è nel mio stile quando, ragazzi, andiamo nei ristoranti super, super, super seri. Allora, dove siamo? Ristorante Via dei Quinceri, Bicherello, provincia di Livorno. Questo, ragazzi, è il settimo ristorante secondo la nostra classifica. Abbiamo fatto la classifica delle migliori 21 steakhouse d'Italia e questo, secondo i nostri parametri, si è piazzato settimo. Siamo tornati qua, torniamo spesso, perché questo è un ristorante che partorisce praticamente sistematicamente delle novità carnivore molto interessanti che meritano di essere raccontate. Il titolo del video, ragazzi, dice tutto e ora però entriamo in profondità e vi spieghiamo come funziona. Tanto però, se ragazzi, magari è la prima volta che vedete un video su Via dei Quinceri, io vi presento Fabrizio, che è qua praticamente il Deus ex machina di questo locale. Tutta la vita a Via dei Quinceri, andiamo in Quello cella. sempre. Ah, me lo dici tutta la vita, abbracciami ancora? Tutta la vita abbracciami ancora, ma ragazzi, ma Quando? davvero, Ma tu mi davvero. piace. Allora, dai, che tu c'hai sempre un sacco di novità. Sì, Andiamo. dai. Allora, qui abbiamo sempre la griglia. Salve, buongiorno. Buongiorno. Vabbè, la griglia la Sì, conosciamo. ma la cosa più importante che conosciamo è, ragazzi, diamo sempre importanza al fuoco, la legna, la vera legna e non altre cose. Diamo veramente l'odore alla carne con la vera legna. Ok, Fabri, dacci qualche novità, va, perché tu c'hai Vai. celle, c'hai 6 metri praticamente di celle, quali sono le ultime Allora, novità? il nostro ristorante funziona così. Sul dietro abbiamo l'appeso, abbiamo tantissimo appeso che portiamo a maturazione, minimo di 45 giorni, e poi entriamo nei veri e propri maturatori, che sono i maturatori che andranno in linea. Sono tutte novità da quando sei venuto l'ultima volta, perché abbiamo dedicato all'Italia una parte importante, la Duchessa Selvatica, Sicilia bellissima, la Bruna Alpina, una vacca che compriamo direttamente a Bolzano, viva, la Giovenca Sannita, la Madama Bianca, la nostra carne di proprietà, un allevamento che abbiamo su Asolo e che alleviamo con 18 mesi di dieta e 8 mesi di dieta di mele e mais. La Chianina, che però mi dispiace dirlo, lo dirò, uscirà per fortuna dalla mia carta. Cioè, questa è una grande notizia, un toscano che toglie la chianina dal suo Sì, ristorante. la chianina, Non ne vuoi più. io ho 60 anni, la chianina vera l'ho conosciuta e non voglio più lavorare questo tipo di Cioè, chianina. lui la chianina vera l'ha conosciuta, poi se l'è mangiata e è sparita E sparisce. praticamente. Cioè, 60 anni. Sì, 60 anni. dormi in freezer, dormi. Assolutamente. Poi, che ci abbiamo? La Una Galloway è Tu bellissima. guarda poi, apri la cella, Mi sono madò! innamorato della Galloway perché i Ma colori. Fabrizio, è Eccola qua. finto sto grasso, dai, l'hai No. appiccicato te È il dopo, dai. famoso grasso L'hai burro. messo in Ah. post-produzione dopo. Vado in Spagna direttamente, timbro le carni, però non timbro solo Spagna. Spagna veiota sistemata in Spagna, ma comprata in Europea. Galloway scozzese comprata in Scozia e finita in Spagna. La vera rubia. Questa è la padana, la carne che per l'animale, scusate, che per tutta la vita ha fatto il miglior formaggio con il miglior latte che abbiamo in Italia. E Bene. via, qui già Jersey, Olanda, le classiche prussiane che ci sono in tutti innamorati, ma una cosa fantastica c'è. Ho creato una selezione che si chiama Fiorentina Entry Level Guinceri. Tutti quelli che no vogliono venire anche una sera qualsiasi a farsi una mangiata di carne, non sono impegnati a mangiarsi una carne troppo costosa. Non cara, costosa. La diversità tra il caro e il costoso è fondamentale nella vita, ricordatelo. E quindi si mangia delle grandi selezioni Eccola qua. Bella, fiorentine, eccole qua. ci piace. Via Veloci, qui c'è la Kobe, Questa è come roba illegale, dai. qui c'è lo strippiloide di Se Kobe, confermiamo è Kobe a tutti gli effetti, che poi vedremo sì. anche di là. Qui Questa. c'è il jamon di Kobe Spagna, fatto con il metodo Patanegra, e di qua con il metodo Valtellina. Qui abbiamo una 200 giorni
Wagyu, un lombo incredibile. Qui ci abbiamo Canegra. Bene. E di vai. Qua si va ancora in maturazioni importantissime. Guardate qua, ragazzi. È devastante, è devastante. Tutti mi domandano, ma perché la pancia, perché è alta così, ma perché il grasso? Santo Dio, se si vuole prendere un cartellino e ficcarlo dentro e scrivici 200 giorni, ok, ma se si vuole maturare 200 giorni, ci vogliono grassi, ci vuole la parte alta. Non me lo fate incazzare, no? No, dai, su, no. Soppa che si incazza, si infervora. Qui si viene, dopo i 30 giorni, eccola qua, una giovenca, guardate, guardate qua ragazzi, guardate qua che lavoro. Guardate i grassi, sono fantastici. Beh, direi di sì, caro mio, no, sì, no, sì, guardate, sì. Guardate i grassi. Il ristorante deve essere per tutti, non per pochi. La felicità si crea anche non solamente col denaro, ma con la convivialità, con lo stare insieme, quindi è tutto un discorso. No, questa che roba è? No, dai, finta, dai, l'hai colorata, ah. Tira fuori lo stabilo box, tira fuori il pennarello, no, questa l'hai colorata questa. Guarda, voglio far vedere. Vabbè, però l'hai colorata te, dai, no, su, vi voglio l'hai far colorata vedere una cosa, te. Si voglio far vedere una cosa veramente devastante. Pure, dove hai lasciato quella aspetta. Ah, il pennarello, va, prendi il pennarello. No. Dai, ragazzi, su, va. È tutto devastante qua. dai, guarda che grasso, dai. Tira fuori il pennarello. E la scatola di pennarelli? Ah, no, ecco, no. Che cosa c'hai qua dentro? Vedete questo? Sì. Questo non si può vendere al cliente, no? Giusto? Sì. Ok, questo verrà tutto disegnato così. Che c'hai qua dentro? C'ho questo grasso messo sul sale che glielo ridiamo grattandolo sopra. Ah, eccolo. La faccia, vabbè. Ma no, vabbè, sembra, sai, allora. Dove è l'ardo di colonnata, sì. Quando te lo dà la spezzata. Guarda qua. Stesso concetto. Lo affettiamo e solo col calore della carne cotta si fonde e tutti i sapori ritornano. Ragazzi. Ma tu ci dormi la notte per fare queste cose. Si fa tante prove e viene delle cose fantastiche, davvero. Comunque non hai tirato fuori il pennarello con il quale hai colorato questo grasso di giallo. Allora. Se c'è qualche donna all'ascolto, auguratevi di avere un uomo che vi guarda. Così. Come questo signore guarda le sue bistecche, ok? Davvero. Perché, cioè, ragazzi, stiamo proprio parlando di un rapporto amorevole. Abbiamo finito? Si può andare giù con le rubie, con tante altre cose, con le fiorentine spagnole originali. Me lo ridici? Tutta la vita abbracciami ancora. Assolutamente, perché ci dai, credo. Dai. Tutta la vita abbracciami ancora, tutta la vita! Tutta la vita via dei Quinceri, tutta la vita, vado bene? Sì, però okay. Bisogna sempre stare attenti a cosa? A come si alza la mano, sennò ci riblastano di nuovo. Giù, allora rinsegnami. Però che bisogna aprirla bene e mai alzarla troppo. No, soprattutto, no, in questo periodo no, poi stiamo a Livorno, no. Facciamolo con la sinistra. Tutta la vita via dei Quinceri, giusto? Assolutamente. Tutta la vita i video con Paola, che continua a ridere. Vabbè. Ok ragazzi, è arrivato il momento di mangiare questo benedetto menù Kobe per tutti. Ok? Dai. Oh, ma se lo faccio così. Così. Non così. Non così, no, non lo puoi fare, non lo fa. Come ci dicevi? Come vi dicevo prima, quando andate e vi propongono Kobe, ricordatevi che le carni sono certificate e le carni sono timbrate con questo crisantemo qua. Pagate volentieri, ma assicuratevi che ci sia questo. Grazie, Fabio. Tutta la vita a Paola. Ah, benissimo, ok. Grazie mille. Paola, tu sarai deputata a tagliare quel pezzo di carne. No, madonna. Dai, su. Dai. Onore riservato ai pochi, Paola, tagliare il Kobe che poi ci andremo a mangiare. Vado. Vai. Ah, vedi, c'ha pure il coltello personalizzato, guarda. C'è scritto via dei Quinceri. Mamma mia, ragazzi. Opera d'arte. Madonna. Signori. Che bellissimo. Un'opera d'arte. Spero di essermi regolata abbastanza. Tanta roba. Non ci sto capendo più niente perché il menù ancora deve iniziare. Sì. Però è intanto arrivato questo signore che propone vini. Caro signore di cui non ricordo il nome. Sono Stefano. Sempre Stefano. Avete un menù di carne e il sommelier stasera ha perso la testa e vi abbina un bianco. Ebbè, noi ci piace. Questo qui è un Solaris. Solaris è un vitigno pivi perché nasce dall'incrocio di tantissime
cube. Ed è un piede franco. Cosa significa piede franco? Che non ci sono innesti. Quindi è un bellissimo progetto che ha fatto la signora Cristina, che è il produttore. Sì. Quindi un vino al naso molto pieno, molto fruttato, ma ci regala poi una nota acida fantastica. E se c'ha regala. Tutta la vita il sommelier Stefano. Oh, ma c'eri pure te l'altra volta? Certo che c'ero, non manco mai. Ancora non t'hanno cacciato? No. Beh, per fortuna. Sentite, non mi chiedete perché, ma Fabrizio toglie l'acqua dal tavolo. Guarda dove la nasconde, dietro al quadro. Guarda, guarda, guarda. A metterla. Ma che t'ha fatto st'acqua che me la nasconde? È così. Però io non la metto sul tavolo, anche perché sul tavolo c'è il buco e cascherebbe. Allora, qui abbiamo l'entrée di benvenuto. È un pan brioche al mirtillo, croccante, con sopra grasso di Kobe. Un piccolo entrée di partenza, tanto per capire di che si parla. Abbiamo appena assaggiato l'entrée e già si capisce il taglio che Fabrizio vuole dare. Interpretazione del Kobe a livelli, posso dire, creativi e spinti. E indovinati. Allora, Fabri, fammi capire una cosa, no? Perché qui dobbiamo proprio parlare con la calcolatrice in mano. Con i grammi in mano. Se io qua vengo, mi piglio un Kobe, una porzione di Kobe tradizionale, tiro fuori al portafoglio 90 euro circa. Quanto? Sì, perché se è una A5 originale, eccetera, eccetera, i prezzi sono quelli. Viene montato un fornellino qua, e diciamo che è molto più coreografico, però ecco, è molto meno conveniente, esatto, di mangiare un menù completo. Io e Paola oggi, il nostro menù, quanti grammi di Kobe ci andiamo a mangiare in totale? Molti, però qual è l'astuzia di questo per trovare il prezzo perché sia la Kobe tutti? Perché è tutto diviso a metà, dato che è una carne molto invasiva, i 200 grammi sono 100 grammi per uno. Certo. I 60 grammi per il risotto sono 30 per uno. Certo. I 70 grammi di jamon di Kobe sono altri 35 per uno. Sì. Cioè, quindi è tutto rapportato a metà. Quindi sono 70, i 40 fai 110 e più due etti sono all'incirca mezzo chilo. Come cavolo facciamo noi a spendere 130 euro? No, 260 ne spendiamo. 130 euro a testa. Certo. Non sta la fregatura, fammi capire. Non sta nella fregatura. Non ci sta la fregatura. No, perché il risotto è fatto con il filo di sopra. Tutto lo strip loin viene usato. Quindi noi abbiamo progettato, abbiamo grammato qualsiasi cosa per far sì che tutto sia poi ritornato nel piatto. Grande, mi piace. Okay. Grande, grazie Fabri, grazie. Allora ragazzi, a parole è facile, però vi dico io che faccio questo lavoro, che ci serve una cucina con degli attributi grandi così. Qui siamo con la Kobe Bread, una nostra piccola invenzione. Questa qui è una schiacciata fatta da noi con la farina etrusca macinata a pietra, quindi eccezionale. Sopra abbiamo collocato il prosciutto di Kobe, cosa unica e rarissima perché quasi nessuno ha questo tipo di prodotto. Paola, in Italia nessuno lavora questo, questo prosciutto qua. Questo è il metodo Valtellina, poi ne abbiamo un altro che è metodo Jamon. Non, nessuno lo compra in Italia, lo vende solamente Giraudi a Monte Carlo, perché questo ha un costo di 400 euro al chilo. Quindi Michele, se mi lasci una fettina di questo mi dispiace un po'. Se l'avessi mangiato ad occhi chiusi avrei capito che stavo mangiando, permettetemi di dire, un salume, ma un salume unico. Promosso. A voglia, sta fessimo. Quindi mi sto per mangiare, ragazzi, un salume, perché così si deve definire, che costa solo 400 euro al chilo. Sinuoso, appagante e tentatore, perché una volta tu sei mangiato, te ne vuoi mangiare subito un'altra fetta. Mazza. Cazzarola. Stefano, senti, te che sei tutto? No, io so poco. Te che sei tutto? Mi traduci che c'è sta scritto su quel quadro c'è là? C'è scritto accanto, via di quince. Ah, tutta qua roba scritto via di quince. Lettere, ideogrammi, papà, e poi c'è scritto qua via di Quinceri. Va a capire se c'è chi c'è sta scritto. Vabbè, grazie Stefano. Però se ho due bottiglie di vino forse riesco anche a tradurlo, se vuoi. Ma infatti quello è il potere. E arrivò il risotto. Un risotto carbonara di Kobe, dove si mangia la Kobe in tre consistenze, molto bruciata,
bassa temperatura e cruda. Naturalmente l'uovo marinato sopra che andrà a concludere il piatto. Amici di Bracemi Ancora, ammetto la mia totale ignoranza sul fronte risotti. Quindi, cara Paola, il giudizio tecnico su sto risotto, se vogliamo essere onesti, lo puoi dare e lo devi dare solo te. Io sapevo che questo posto con i risotti era imbattibile, ma questa carbonara di Kobe con il riso, carnaroli, acquerello. Ragazzi, non lo so, io sto in paradiso. Che dire, ragazzi, io me lo finisco, scusatemi. L'hai fatto te quel risotto? Sì, l'ho fatto io. C'è un gran problema. Allora, io non ho una grande cultura riguardo ai risotti, ma adesso il problema è uno solo. Credo che dopo aver assaggiato questo risotto, tutti gli altri non mi piaceranno allo stesso livello. Quindi oramai sono via di quinceri dipendenti per quanto riguarda i risotti. Ti rendi conto del danno che hai fatto, sì? Però no, dal punto... risolviamo tutte le volte che vuoi venire da me, sarai mio ospite. Mi piace, affare fatto, grazie, ottimo. Ragazzi, bisognava dirlo, io ora la mia asticella degli risotti si è alzata così tanto che non la trovo una roba del genere. C'è un problema. Ti sei finita tutto. No, che mentre sei andato via ho mangiato pure il tuo. Non avevo dubbi. Pion del culo così. Era troppo buono, raga. Mi sono mangiata pure il suo. E mo diceva, ma almeno i risotti non mi piacciono. Pipipipipi. Ha detto, ma questo non si può lasciare. Ma questo mi piaceva. E me lo sono mangiato. Ah, una volta che trovo un risotto che mi piace buono, se lo mangiano, vabbè. Allora, signori, eccoci qua con la strip loin di Kobe. È accompagnata da patate e verdure, ma la cosa molto particolare è che è anche una tradizione giapponese. Le verdure sono state cotte con il grasso che ha rilasciato la Kobe. Qui invece vi ho messo dei sali. Sono due sali semi integrali, questo qui al pepe selvatico Madagascar e questo qui bacchi di vaniglia sempre Madagascar. E Kobe è dolce, è avvolgente come sapore, è davvero speciale. Vabbè, non savaissimo, ma qua è tutto un savaissimo, banale, non sto sempre di savaissimo. Ragazzi, la cottura del Kobe è riuscita bene. Sapete quando vi accorgete che la cottura è uscita bene? Quando le venature di grasso spariscono e si fondono in un tutt'uno cromatico con l'altra carne. Assaggiamola. Torniamo, ragazzi, a un discorso che si è fatto qui sul canale, qui su Bracemi Ancora, decine di volte. Questa carne giapponese ha una particolarità unica perché il suo grasso è molto dolce, rimanda, se vogliamo, alla panna cotta, al caramello, rimanda, non vuol dire che sa di panna cotta, è per darvi per farvi capire, è come se in bocca aveste voi un lottatore di sumo che piano piano si squaglia nella vostra bocca. Questo palato viene inondato da questo grasso è molto sinuoso. È normale che la porzione sia piccola, è normale che sia costoso. Non è normale, ragazzi, mangiare una porzione di questo e un piatto del genere in un menù da 130 euro, ma Fabrizio ci ha spiegato perché ci riesce. Io amo mangiarla senza sale, ma vi posso assicurare che se aggiungete un'idea, un pizzico di sale, questa carne, una volta messa nel palato, pam! Tiè, mo mangio pure la cosa, la verdurina, dice che è cotta nel grasso e nel vaglio. E tu dimmi te se su Bracemi Ancora io devo dire che la verdurina è credibile ed è pure buona. Cioè, bravo. Ragazzi, per la chiusura del video ci siamo spostati nella parte esterna del locale, che tra l'altro è carinissima perché c'è il laghetto, la fontanella, il gioco di luci e il freschetto. Direi non male anche la parte esterna. Giudizio tecnico su questo menù da 130 euro a base di Kobe? Giudizio tecnico, mi è piaciuto tantissimo, anche perché ha dato un colore giovane ad un menù di Kobe che di solito è abbastanza aulico, no? Quindi pertanto approvato al 100%, do un voto altissimo. Sono rimasta veramente colpita positivamente. Condivido perfettamente quello che ha detto Paola, ma d'altronde, ragazzi, Fabrizio qua a Via di Quinceri da questo punto di vista è una garanzia. Sapete che venite qua e mangiate bene. La cosa che mi piace di questo posto è che mangiate in linea con la filosofia di Fabrizio. Il rischio delle steakhouse di oggi è che si assomigliano un po' tutte. Gente come Fabrizio lancia il cuore, il filetto, il controfiletto e l'entrecotte oltre l'ostacolo e va lì dove molti non vanno. Quindi questo approccio a me piace tanto, un po' visionario. Con la panoramica della parte esterna del ristorante noi chiudiamo il video. Ragazzi, è stato un piacere. Paola, tornerai a fare video con me? No,
Vabbè, vediamo. Mi piace quando te la tiri, ragazzi. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Chiusura del video con il dito che va verso il tasto off. Ciao.